Iniziamo. Allora, la lezione di oggi è dedicata alla fase di stabilizzazione della Rivoluzione francese, fase di stabilizzazione con annesse rivoluzioni, instabilità, tensioni, ed è la fase che va dal 94 al 97, cioè la fase post Termidoro, cioè post uccisione di Robespierre e dei suoi più stretti collaboratori, la fase che va dall'estate del 94 appunto al 97, quando emergerà, sarà già emersa anzi, la stella militare e politica di Napoleone. Dunque oggi vedremo la fase, va dal 94 al 97, va bene? Dunque la fase del cosiddetto governo termidoriano, la fase di tentativo di stabilizzazione della rivoluzione francese, con, vi dicevo, però annesse nuove instabilità, nuovi tentativi di insurrezione sia da parte dei giacobini, o quel che rimane giacobini, ma anche tentativi di controrivoluzione da parte dei nobili, okay? Che sono appunto anche scappati dalla Francia, ma dall'estero cercano di organizzare il rovesciamento della rivoluzione francese. Va bene? Iniziamo. Allora, la fine del potere dei giacobini, la fine dell'esperienza ultrademocratica radicale dei giacobini, la fine del terrore giacobino apre ad una nuova fase politica, una fase politica caratterizzata da una reazione antigiacobina, questa reazione del governo termidoriano. Il governo dunque nuovo francese, la nuova anche assemblea, la Convenzione di Francia, è di fatto presieduta, composta, il nuovo governo è composto, la nuova assemblea è composta da quella parte di classe dirigente, gruppi politici fortemente anti-giacobini, che erano stati anche repressi dai giacobini o che avevano rotto con i giacobini. E dunque è una reazione anti-giacobina che porta al cosiddetto terrore bianco. Cioè molti dei giacobini sopravvissuti, dei giacobini presenti nelle varie città francesi, vengono perseguitati, vengono arrestati, vengono uccisi. E dunque il terrore bianco come risposta al terrore rosso dei giacobini, i colori, l'ho più volte detto, la rivoluzione francese è fatta di simboli, e dunque al terrore rosso dei giacobini, il rosso come colore dell'uguaglianza, come colore della democrazia, della giustizia sociale, al terrore rosso dei giacobini segue un terrore bianco, che è il terrore della reazione, è il terrore di un governo appunto più moderato, un governo che è una reazione appunto all'esperienza giacobina. Protagonisti di questa anche reazione sono i ragazzi della questa gioventù dorata, la jeunesse dorée. La jeunesse dorée, la gioventù dorata, sono giovani altoborghesi, anche giovani nobili che fanno anche del loro abbigliamento lussuoso, del loro stile anche appunto di costumi, un marchio quasi a ristabilire, no? Quella bellezza, quel lusso, quelle differenze sociali che invece Robespierre col suo rigore, col suo moralismo, con la sua esaltazione della virtù aveva messo al bando. Vi ricordate, vi avevo detto che addirittura Robespierre aveva imposto un abito morigerato, una camicia bianca, pantaloni, una giacca e basta, questo doveva essere l'abbigliamento di un deputato, di un servitore del popolo, di un autentico rivoluzionario. Pertanto una morigeratezza, perché il politico è al servizio del popolo, della nazione, della patria. È chiaro, dunque la morigeratezza imposta, ricca anche di moralismo democratico, di virtù elevate all'ennesima potenza, a questa dimensione la jeunesse dorée, la gioventù dorata, risponde con un ritorno al lusso,
e dunque bastoni dorati, giacche lussuose, appunto tendenzialmente il dorato come elemento cardine, come colore dominante al loro abbigliamento. Dunque monarchici e altoborghesi, saranno anche una sorta di gruppo armato che si adopererà per arrestare, picchiare e poi far condannare a morte, giustiziare i giacobini. Dunque una reazione, ragionare, perché la rivoluzione francese è complessa e, come ho sempre detto, la complessità vi abitua a ragionare in modo complesso e dunque a saper decostruire avvenimenti complessi per provare a capirli. C'è il governo giacobino, finito esso c'è una reazione anti-giacobina ed appunto il governo termidoriano che lo porta avanti. Vengono cancellati ovviamente il maximum sui prezzi e il minimum salariale, che erano i due elementi cardine ovviamente del governo giacobino, nell'alleanza dei giacobini con i sanculotti. Pertanto anche qui, come reazione politica, il maximum sui prezzi per permettere dunque che il popolo di Francia, che i sanculotti potessero accedere ai legumi, alla farina, al latte in modo più agevole, cioè calmierando i prezzi, ebbene quel provvedimento, il maximum sui prezzi, viene cancellato, e anche quello del salario minimo, che doveva, vi ricordo, essere un salario che permettesse una vita dignitosa, ma doveva essere un salario in questo caso calmierato. C'era un minimo salariale, ma conteneva anche un massimo salariale per impedire l'inflazione. Questi provvedimenti vengono cancellati, ovviamente viene cancellato il nuovo calendario, quel calendario deistico-naturalistico, no? E fiorile, pratile, ventoso, nevoso, quest'idea dei giacobini di dare dei nomi naturali al mese dell'anno in ottica anticristiana e anticattolica. Viene dunque ristabilito il precedente calendario. Non cambia invece la numerazione degli anni, questo è l'anno 95, sarà l'anno terzo, perché dal 92, l'anno di proclamazione della Repubblica, c'è un nuovo calendario: l'anno primo della Repubblica, l'anno secondo della Repubblica, l'anno terzo della Repubblica. Pertanto si considera dunque il nuovo anno a partire dalla fondazione della Repubblica. È chiaro? Il governo in carica è un direttorio tra l'altro composto da 5 membri. Dunque il governo giacobino era il comitato di salute pubblica composto da 9 membri. La reazione termidoriana, il nuovo governo invece un direttorio di 5. Si passa da un governo di 9 uomini, di 9 membri, a un governo di 5. Dunque in realtà un governo ancor più limitato, ristretto nel numero di persone. E l'assemblea, detta anche la convenzione di Francia, verrà eletta con un nuovo sistema elettorale che sarà abolito il suffragio universale dei giacobini maschile, viene abolito e verranno indette nuove elezioni con un suffragio censitario, cioè si stringe ulteriormente rispetto alle elezioni del 92 il suffragio elettorale. Ve lo rispiego: i giacobini avevano introdotto il suffragio universale maschile, ma poi gli eventi portarono chiaramente la Francia a anche una guerra intestina, una guerra civile, oltre che una guerra contro l'Austria, ma poi contro anche l'Inghilterra. E quelle elezioni, con quel sistema elettorale suffragio universale maschile, non si tennero mai. Dunque i giacobini e il governo giacobino, presieduto da Maximilien Robespierre, aveva emanato una riforma elettorale nel senso dell'universalità, dunque sistema a suffragio universale maschile, ma quel sistema universale maschile non era mai entrato in vigore. Il nuovo governo, la nuova convenzione, la nuova assemblea di Francia proporranno un nuovo sistema elettorale che è però ristretto, che è censitario, dunque si vota in base al censo, in base dunque alle proprietà possedute, alle tasse pagate, al reddito, alla ricchezza, ed è un sistema elettorale ancora più ristretto di quello che c'era in vigore poi nel 91-92, negli anni dopo la rivoluzione. Dunque, quando ragionerete, preparerete la verifica orale, pensate proprio che c'è una sorta di passaggio indietro da un punto di vista di diritti, da un punto di democrazia. Però era scontato questo provvedimento, perché l'impatto
anche di democrazia autoritaria e violenta di Robespierre, aveva spaventato l'alta borghesia, aveva spaventato anche una certa media borghesia. Pertanto la reazione anti-giacobina era in parte iscritta nella fine, nel collasso, nella decapitazione, nella testa che è rotolata in un cesto di Maximilien Robespierre. Quando la testa di Robespierre è rotolata in un cesto, quella testa che cade si porta via con sé tutta una serie di riforme attuate in ottica anche un po' di Jean-Jacques Rousseau, da una minoranza che si è elevata all'interesse generale. Abbiamo visto l'interrogazione, perché per Rousseau la maggioranza non è detto che incarni la volontà generale. La volontà generale, cioè l'interesse di un'azione, di un popolo, di una patria, la può anche incarnare una minoranza. Ed è quella l'idea di Robespierre, recuperata appunto la teoria di Jean-Jacques Rousseau. È chiaro dunque la svolta elettorale, il governo si chiamerà direttorio, veniamo alla guerra. La guerra continua, la guerra contro l'Austria continua anche la guerra contro l'Inghilterra. Dunque la guerra che è entrata appunto più che mai in conflitto con la Francia rivoluzionaria, ma anche la stessa Prussia si sta mobilitando. Dunque le teste coronate d'Europa, le monarchie antifrancesi si stanno mobilitando per impedire appunto che la guerra, appunto, che la Francia sia un virus. Attenzione però, la Prussia e l'Olanda nel 95 danno un segnale di tregua, cioè firmano una tregua, la Prussia e l'Olanda. Invece l'Austria e l'Inghilterra continuano. Perché vi segnalo questo? Che vi ripeto, anche se non vi ricordate che c'è una pace, una tregua con l'Olanda e la Prussia nel 95, per cui non è fondamentale. Ma è fondamentale che capiate, come sempre, che non si parla della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, della guerra del Vietnam. Non parliamo di guerre come quelle mondiali, ok? Dunque 3, 4, 5 anni di scontro totale, di battaglie campali, ok? De tanto meno parliamo di guerre di guerriglia, ok? Tra boschi, giungle o meno. Guerre tra stati fatte di battaglie, pause, guerre, tregue. Per la pace perpetua di Kant. Guerre, tregue che poi saltano, nuove guerre. Dunque non vi dovete mai immaginare appunto il Terzo Reich che parte per invadere la Russia, conquistare l'Europa, anche se tra pochi giorni, oggi già lo vediamo, qualcuno che vorrà conquistare l'Europa e che la conquisterà e che andrà addirittura a voler conquistare la Russia, ci sarà, che è ovviamente Napoleone, colui che l'Unione Europea militare francese l'ha fatta veramente, cioè l'unico che ha realizzato l'unione politica europea reale, da delle battute, cioè perché era proprio il filo francese dovuto dai francesi, però fu una buona parte. È chiaro? Dunque la guerra con l'Inghilterra e l'Austria continua, tregua con l'Olanda e con la Prussia. Ma due cose prima di avvicinarci un po' a ragionare sull'Europa e a vedere l'entrata in scena di Napoleone, che in parte qua già vi anticipo. Due cose interne voglio presentare per farvi capire qual è il clima. La prima, nel 1795, nell'ottobre, quello che appunto era il vendemmiaio un tempo, perché inizialmente il calendario rimane un po' in voga e poi verrà tolto, nel 95... gli esuli, i nobili che erano fuggiti dalla Francia, i nobili e i monarchici che si erano rifugiati in Olanda, in Inghilterra, organizzano una sollevazione, un'insurrezione, o almeno ci provano, e sbarcano in Bretagna, lo sbarco in Bretagna dei cosiddetti appunto monarchici, degli emigrati. I nobili erano fuggiti e erano emigrati, tornano
con le loro navi, hanno comunque soldi da parte, hanno dunque uomini che possono pagare, hanno dei sostenitori, hanno dei soldati. I nobili monarchici sbarcano in Bretagna, siamo appunto l'autunno del 95, e tentano di far insorgere le parti più reazionarie e conservatrici, come era accaduto in Vandea, l'altra lezione, e tentano comunque di realizzare una sorta di colpo di Stato, un colpo reazionario, non mi sbagliate, reazione, rivoluzione, reazionario, ritornare indietro, una reazione alla rivoluzione. La rivoluzione è un passo avanti, poi uno può considerare un passo avanti sbagliato e può essere bene una reazione, un ritornare indietro, viceversa puoi considerare reazione sbagliato e rivoluzione bene. L'elemento poi positivo o negativo ce lo diamo noi con il nostro livello di coscienza, le nostre prospettive, con i nostri desideri, voglie, opinioni. È chiaro? L'interesse dei nobili è quello di ritornare a quasi a prima lo stile francese. Rimettiamo il trono un parente dei Borbone. Tentano dunque in Bretagna, con questo sbarco, di aizzare quella parte di contadini non contenta, quella parte di chiesa che vuole, chiesa appunto che non aveva fermato la convenzione, che vuole ritornare appunto all'assolutismo. Tentano, coinvolgendo appunto contadini, prelati, di portare un so, di colpo di Stato, una reazione. Ebbene, l'esercito francese, venuto a conoscenza, perché ci sono le spie, perché c'è tutto sempre un sottobosco politico che non dovete mai sottovalutare, l'esercito francese, tutto conoscendo ciò, cosa fa? Attende lo sbarco e l'esercito francese già nelle zone accoglie con fucili, cannoni, con le proprie truppe, gli emigrati, i nobili che ritornano, e a capo di questo esercito c'è il giovane Napoleone Bonaparte. Napoleone si mostra sin dalle prime operazioni militari quell'abile condottiero, quell'abile stratega, quell'abile uomo di armi, quel geniale poi uomo di guerra che sarà. E dunque qui inizia a brillare la stella, o per fortuna o per sfortuna, in base a quanti punti di vista, di Napoleone Bonaparte, uomo di origine corsico, uomo della Corsica, corso, uomo di formazione democratica, addirittura simpatie giacobine, avuto. Napoleone comincerà qui la sua, se dovete, inarrestabile ascesa politico-militare, militare-politico, e voglio che me lo tenete sempre agganciato, perché il potere di Napoleone passerà per la sua forza militare, per la sua popolarità tra i militari, per la sua capacità di vincere sul campo di battaglia le guerre. Senza esercito, senza guerre, senza questi aspetti, Napoleone Bonaparte non sarebbe mai diventato prima il console della Francia e poi quell'imperatore che metterà a soqquadro l'Europa, o che libererà l'Europa, perché poi, ma sarà la prossima settimana, ci faremo una bella, o almeno spero, lezione in cui ragioneremo su Napoleone liberatore o conquistatore. Perché quando voi farete Foscolo, non siete ancora arrivati, farete Foscolo, vi accorgerete che il poeta veneto a Venezia, Ugo Foscolo, attenderà con ansia l'arrivo di Napoleone contro gli austriaci. Ma anche a Torino e a Milano molti attendono Napoleone come liberatore. Certamente gli austriaci a Milano, a Venezia, lo considerano un conquistatore. Sicuramente quei Savoia, quando Napoleone comincia a scorazzare in Piemonte, saranno leggermente alterati, e anzi se ne scapperanno Liguria, Sardegna, e molte teste coronate dell'Europa tremeranno, e molti nobili qua, che sia Torino, che sia Saluzzo, che sia Vercelli, che sia le terre sabaude, avranno ben paura dell'arrivo di Napoleone Bonaparte. Dunque Napoleone Bonaparte, liberatore e conquistatore, ok? È veramente un binomio su cui rifletteremo la prossima settimana. Primo avvenimento, i nobili, reazione. Ma poi, e qui arriviamo nel vostro documento, qua me lo potete poi collegare al laboratorio di filosofia politica,
perché io potevo in filosofia politica un venerdì mettere e fare il manifesto degli uguali di Babeuf. Cosa accade? Accade che il giacobinismo, i giacobini, non sono stati del tutto eliminati, perché le idee continuano al di là dei leader. E dunque nuovi giacobini sono sorti. Alcuni hanno raccolto l'eredità dei giacobini. Pensate addirittura che in giro per l'Europa, non conoscendo la storia dei giacobini o la storia dovrebbe essere nel dettaglio, molti a Napoli o a Milano si chiameranno Club Giacobini, ma semplicemente voleva dire Club Pro-Rivoluzione Francese. Facciamo anche noi, lo spiego come la Francia, ma si chiamano giacobini. Ma dicendovi questo, voglio già dirvi che i giacobini, nonostante abbia governato poco, sono nell'immaginario collettivo il punto più alto della rivoluzione francese. Dunque nascono club simili ai giacobini in tante parti d'Europa, ma non è che sono democratici, ultrarepubblicani, tutto il pacchetto completo di Robespierre, ma semplicemente pensando alla Francia, volendo fare come la Francia, si mettono il nome anche di giacobini, perché il nome più marchiante e identificativo. Ma addirittura ci saranno ad Haiti, ve l'ho già detto, i primi i rivoltosi neri, colonia francese, e si chiameranno i giacobini neri. Il primo movimento di neri, ok? Dunque non di creoli, non di, i creoli sapete, non sono i figli o comunque dei colonizzatori, di matrimoni tra colonizzatori, no, il movimento di neri, dunque di autoctoni, di indigeni, che magari collaboravano con dei creoli, ok, che ad Haiti si chiameranno giacobini, sono i giacobini neri. Ma poi ancora nel Novecento, va bene, ci sono movimenti che si ispirano ai giacobini in Africa. C'è un movimento giacobino, ok, così si chiama, che è culturale e politico, negli Stati Uniti adesso, è anche una rivista online, cartacea, negli Stati Uniti, ok? Perché oggi giacobino vorrà sempre dire, tendenzialmente, non l'elemento del terrore della ghigliottina, è stato quello anche il giacobinismo, ma io dico giacobino intendo suffragio universale, diritti di uguaglianza, di libertà, intendo l'elemento più democratico possibile. Poi Robespierre, nella paranoica, ok, evoluzione della sua esperienza politica, arriva, vi dicevo, a uccidere tutti, compresi i suoi amici, quali Danton ed Ebert, ve l'avevo detto la scorsa lezione. È chiaro? Cosa accade? Che i giacobini rimettono radici, continuano ad esserci, e tra di essi spuntano spinte nuovamente di insurrezione e tentano di approfittare di che cosa? Del caos. Il direttorio, e questa cosa magari appuntatevela bene, non è un governo forte. La Francia della reazione termidoriana ha dei problemi economici, l'economia, siamo in guerra da anni, l'economia, scusate un'espressione un po' banale, ma l'economia non va bene, la società economica francese in guerra, rivoluzione, poi guerra, il debito che ha fatto la monarchia, il debito che hanno fatto i nobili e il clero, la Francia da una società di debito è passata alla rivoluzione ed è passata alla guerra, dunque in tutti questi anni non dovete immaginare una fioritura economica, dunque la crisi economica continua e c'è la guerra, e c'è la guerra civile, il governo non è forte, si passa da un governo all'altro, dunque la situazione del direttorio è molto molto problematica. Dunque i giacobini, approfittando della debolezza economica, alimentati dall'insoddisfazione, approfittando della debolezza politica del direttorio, approfittando anche del malcontento no popolare, cercano di riorganizzarsi, e tra i tentativi di un nuovo mondo giacobino, di un nuovo radicalismo politico, merita, non per il successo, perché questo tentativo viene soffocato sul nascere, ma merita di essere citato, addirittura direi studiato, se lo vediamo per qualche minuto, il tentativo di Babeuf, di François Noël Babeuf, detto Cracco, in onore dei cracchi della riforma agraria a Roma. François Noël Babeuf con i suoi uomini tentano, è vana, è un vano tentativo, una rivolta, un'insurrezione a Parigi per prendere il potere in nome di una congiura detta degli eguali. La congiura degli eguali, l'egualitarismo politico,
che in Rousseau è cominciato a emergere, che con Babeuf va avanti e che da lì a poco dispiegherà le proprie ali con l'anarchismo, il socialismo, il comunismo, l'Ottocento, sta qui mettendo radici. Ragazzi, gli uomini sono uguali, soltanto in filosofia l'abbiamo visto un po' nelle isole di Thomas More o nella città del sole di Campanella, perché gli uomini non sono uguali, nella nuova Atlantide di Bacone ci sono differenze sociali, invece c'è un comunismo evangelico in Campanella e in Thomas More. Qua si comincia a parlare di uguaglianza, seguitemi bene, Vi passo filosofia politica adesso, siamo filosofia politica. Si comincia a parlare di eguaglianza sociale ed economica e non solo più di uguaglianza politica. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che la critica che muove Babeuf, la critica che muovono i congiurati al modello politico rivoluzionario liberale è questo. Gli uomini ora sono uguali di fronte alla legge. Sì, perché le nuove dichiarazioni di Francia hanno stabilito che tutti i cittadini, in quanto cittadini francesi, sono uguali di fronte alla legge. Montesquieu e Locke, no, Thomas Hobbes. Ma cosa accade, dicono, che gli articoli in cui si ribadisce con forza la proprietà privata, la giustezza o naturalezza delle disuguaglianze sociali, differenze sociali, sono la fonte di povertà, miseria ed ingiustizia. Perché nella Francia è vero che ora si è uguali di fronte alla legge, ma la proprietà privata e le disuguaglianze sociali fanno sì che gli uomini, in realtà, nella società, che gli uomini nella vita reale di tutti i giorni, questa critica la puoi fare nella Torino di oggi, Los Angeles di oggi, nell'Hong Kong di oggi, di 20 anni fa, 30 anni fa, siano la caratteristica della vita degli uomini. Siamo uguali di fronte alla legge, ma siamo disuguali nella vita reale, cioè quella di tutti i giorni, quella che è fatta di latte, di mais, di fabbrica, di telaio, di quartieri in cui noi viviamo. Ed ecco il celeberrimo manifesto degli uguali. La congiura l'ho detta, vengono arrestati e Babeuf immediatamente ucciso, perché questa congiura spaventa per l'idea di eguaglianza, l'idea di stampo comunista che non c'erano in Maximilien Robespierre, perché rimane in questo un borghese sostenitore della proprietà privata. Qua c'è un salto politico in cui un gruppo di uomini comincia a parlare di superamento della proprietà privata. Guardiamoci i semelinci, prendete il telefono, avete il documento, il file, e vediamolo insieme. Popolo di Francia, e c'è sempre, no, un incipit, ma le dichiarazioni, ma che belle sono, da quella americana del 76, da quella francese, c'è questi incipit molto aulici, molto forti. Popolo di Francia, per 15 secoli tu hai vissuto schiavo, e perciò infelice. Un manifesto deve essere chiaro, non può essere, e lo dico col massimo rispetto, no, un'opera di canto di Hegel per pochi. Un manifesto deve essere preso in mano e deve essere compreso dalla maggior parte delle persone, altrimenti non è un manifesto, non si manifesta, è qualcosa di involuto, di oscuro. Da 6 anni però tu respiri a fatica nella tesa dell'indipendenza, stupendo, della felicità, dell'uguaglianza. Da 6 anni sono 95, dall'89 però qualcosa è cambiato, perché qualcosa è cambiato, non siamo nell'ancien regime, cioè non siamo nell'assolutismo, non siamo nel re taumaturgo, l'abbiamo ucciso il re taumaturgo, la testa di Luigi XVI è andata, quella di Maria Antonietta anche, ma qui da 6 anni tu comunque respiri in attesa dell'autentica indipendenza, dell'autentica felicità e dell'uguaglianza. Perché cos'è che manca? L'eguaglianza. Primo voto della natura, primo bisogno dell'uomo. Discorso di Rousseau. E principale nodo di ogni associazione legittima. Popolo di Francia, tu non sei stato favorito più delle altre nazioni che vegetano su questo globo sventurato. Sempre dovunque la povera specie umana abbandonata ad antropofagi più o meno astuti
cioè di ricchi potenti che si nutrono di carne umana. Marx parlerà di un capitalismo vampiro, i grandi padroni come i vampiri che si nutrono delle vite di quegli operai dell'Ottocento, li immaginate in miniera, lì nell'alto forno. Qua usa il termine antropofago. Chi è l'antropofago? È il ricco padrone potente che di fatto si nutre della vita, della carne umana degli altri uomini. Per me è letteratura questa roba, veramente. Più o meno astuti, servi di zimbello a tutte le ambizioni, di pastura a tutte le tirannidi. Sempre dovunque si cullarono gli uomini con belle parole, mai in nessun luogo con la parola essero tutta la cosa. Non basta la parola per ottenere la libertà e l'uguaglianza. Da tempo immemorabile ci sentiamo ipocritamente ripetere: gli uomini sono uguali. Sì? E da tempo immemorabile la più violenta, la più mostruosa inuguaglianza pesa insolente sul genere umano. Da quando esistono società civili, il più bel appannaggio dell'uomo è riconosciuto senza opposizioni. Non si è ancora potuto realizzare una sola volta. L'uguaglianza non è mai stata altro che una bella e sterile finzione della legge. Tant'è che il grande discorso di Gesù immenso della montagna, cosa ci dice? Beati gli ultimi che saranno i primi. Sì, dove? Nell'aldilà. Il cristianesimo propone l'uguaglianza. Sì, ma nell'aldilà. E i cristiani che hanno cercato di realizzare nell'aldilà, i più brillanti o i meno addormentati di voi, si ricordano le mie lezioni scorso anno? Dai livellatori, ok, un po' anzi c'erano questi livellatori in Inghilterra, o John Ball, predicatore inglese, White, tutti quelli che hanno predicato l'uguaglianza nell'aldilà, la stessa chiesa, zac, ok, li ha ammazzati, e che erano quelli che erano a fianco i contadini. Dunque molti cristiani che cercavano di realizzare l'uguaglianza di qua pagarono con la vita. È chiaro? Dunque a parole si proclama l'uguaglianza, ma nella realtà non c'è. Canaglia, che più ti occorre, no? Cosa occorre rispetto a questa ingiustizia? Legislatori, governanti, ricchi proprietari, ascoltate alla vostra volta. Noi siamo tutti uguali, vero? Questo principio è incontestato, perché a meno di essere presi da pazzia non si potrebbe dire seriamente che notte quando è giorno. Siamo uguali, va bene, lo dite tutti. Ebbene, noi pretendiamo ormai di vivere e morire uguali, come siamo nati. Citi che siamo uguali di fronte a Dio, citi che siamo uguali di fronte alla legge. Noi non vogliamo essere uguali di fronte a Dio e alla legge. Noi vogliamo vivere. Noi vogliamo l'uguaglianza reale o la morte. Dunque siamo pronti a insorgere e a morire per noi l'uguaglianza. È scritto bene, ripeto, Babbo, tento la rivoluzione, che non era neanche quotata. Le scommesse ha possibilità di essere realizzata. Senti, non scommettere, non ha nessuna possibilità, ma è l'anelito, il gruppo di persone che è attorno, le aspirazioni e il manifesto che fanno storia, perché per la prima volta si parla di uguaglianza reale in ambito proprio politico, in maniera così anche strutturata, un partito politico che dica: noi vogliamo vivere nell'uguaglianza. Cosa ci serve oltre all'uguaglianza dei diritti? Non mi bastano i diritti, ci serve che questa uguaglianza non sia scritta nelle dichiarazioni di diritti dell'uomo o del cittadino, la vogliamo in mezzo a noi, sotto il tetto delle nostre case, per essa noi acconsentiamo a tutto, a far tabula rasa per conservar solo essa. Noi vogliamo dunque non più l'uguaglianza formale, scrivete così, ma vogliamo l'uguaglianza sostanziale. E come si fa? Con il bene comune, o la comunione dei beni. La vera uguaglianza sarà soltanto quando tutto sarà di tutti, perché la terra non è di nessuno, cioè di tutti. Nessuno può appropriarsi di pezzi di terra dicendo che sono propri, perché la terra è uscita dalle mani dell'architetto del mondo, di Dio, di chi volete voi, libera ed uguale. Non è nata la terra che era di qualcuno, e dunque la terra deve tornare ad essere di tutti, sino a quando i frutti della terra non saranno messi in comune, ma fino a quando i frutti della terra andranno a dei pochi, a svantaggio dei più, fino a quando i frutti della terra saranno distribuiti in maniera disuguale, sino a quando i frutti della terra saranno tanto, tanto, tanto per pochi, e pochi, pochi, pochi per molti, non ci sarà l'uguaglianza, ma ci sarà la ricchezza per pochi e la miseria per i più. Dunque serve un governo che divida la ricchezza in maniera uguale
tra gli uomini e le donne. Questo è un elemento evidentemente di comunismo, di eguaglianza, che mette in crisi il mondo liberale, secondo il quale se io sono proprietario della terra è giusto che abbia di più, se io sono un medico, un avvocato è giusto che abbia di più di un operaio, di un contadino, di un fattorino. Questi uomini dicono: ma per quale motivo? No, un fattorino, un povero, un marginale, un contadino debbono essere più poveri, vivere una vita grama rispetto a un altro, perché non se lo in base a cosa non se lo meritano? Per essere nati lì, per non aver studiato, per non avere... Da dove sorge questo principio di disuguaglianza? Sorge artificialmente dalla presa del potere economico di pochi e di scambio di più. Risiede questa disuguaglianza nel concetto, ovviamente, di proprietà privata. Questo è il manifesto degli uguali, verrà repressa la congiura, dunque, e chiudo la lezione di oggi, il governo termidoriano al contempo respinge un'insurrezione di destra, i nobili che giungono in Bretagna, e un'insurrezione di sinistra. Il governo termidoriano però faticherà molto a governare, e l'unico modo forse per dare forza alla Francia sarà rilanciare la guerra. Dove? Non più di difesa. Attacchiamo noi direttamente l'Austria sui suoi territori. Dove? In Italia. E chi chiamiamo per tutto ciò? Napoleone Bonaparte.